E Torino è la mia città, è la città dove sono nata, dove mi sono laureata, dove vivo, e la città dove vi è la sede principale della Fondazione Sandretto Rebaudengo. E questo premio per me è importante sì come torinese, ma anche proprio perché è un riconoscimento alla cultura, all'arte contemporanea. La sua grande passione, l'arte, l'amore per la città, ma anche l'apertura al mondo, al sociale, all'educazione. Tante le istantanee della vita di Patrizia Sandretto Rebaudengo, premiata oggi come torinese dell'anno dalla Camera di Commercio di Torino. Emozionata, ha dedicato il riconoscimento al padre Dino, scomparso da poco. Insieme al fratello, nel 1946, fondava la ditta Fratelli Sandretto. Lei ha poi scelto l'arte, creando nel 1995 un'istituzione no profit conosciuta a livello internazionale. Collezionista, mecenate, filantropa, sempre legata alle sue origini. Torino sta vivendo un momento splendido, un momento dove vi sono molte energie, dove tante cose accadono, tanti eventi. E quindi io auspico proprio che questa sia la via che continueremo a seguire. Durante la cerimonia al Lingotto, premiati anche 163 lavoratori e imprenditori del torinese, che hanno ricevuto riconoscimento fedeltà al lavoro e per il progresso economico, e 255 diplomati eccellenti, studenti di istituti superiori tecnici e professionali che hanno ricevuto il punteggio di 100 e 100 e lode l'anno scorso.